Siamo con Adriano Milan, direttore generale del Salice Valle Safora, anche se lui preferisce essere definito uomo di campo, perché preferisce insomma... Assolutamente concordo su quello che lei stava citando adesso. Sono stato un calciatore, non so definirmi mediocre, bravo, ottimo. Però le piace giocare? Sicuramente ho sempre preferito calcare i campi, poi dati i limiti di età ci siamo trovati dall'altra parte. E questa esperienza l'ha portata poi ad essere appunto direttore generale di questo nuovo progetto, un progetto sicuramente molto importante per il territorio, dicevamo Salice Valle Safora. Come è nata l'idea di creare una realtà come questa? Nasce innanzitutto dal mio presidente, vicepresidente, dalla passione che anche lui lo coinvolge, e dal segretario e amministratore Antonio Scaramozza, che mi hanno coinvolto praticamente, e mi sono lasciato appunto coinvolgere, perché sicuramente a me, come dicevo poc'anzi, calcare i campi d'erba per me è una passione, se poi c'è quel profumo di primavera, di vita in poche parole. Siamo in un territorio bellissimo, aggiungerei. La cornice è stupenda, devo dire. Parlando di calcio, mi sono lasciato coinvolgere. Era qualche tempo che ero fermo, ho iniziato io l'anno scorso, per me che devo definire anno zero per quanto mi concerne, ma anche loro sono d'accordo, pur essendo già 3-4 anni che erano in corso d'opera, definirlo anno zero. Il prossimo diventerà anno uno. Ci siamo dati una fisionomia, una struttura come organizzazione, abbiamo avuto modo di cambiare, ahimè, qualche allenatore, voi per impegni, altri impegni professionali, voi per capacità proprie, e ci siamo dati un'impostazione come staff, parlando come categorie, partendo dai primi calci e pulcini, e degli insegnanti, degli educatori, formatori di scienze motorie, perché mi pare che sia giusto così nell'inizio, accompagnare i ragazzi al gioco del calcio, no? A cui poi evidentemente insegnare l'ABC e portarli poi all'agonismo. Infatti, quali sono poi gli obiettivi appunto di far crescere questi talenti e che tipo di prospettive possono avere? La prospettiva è innanzitutto l'indicazione di un territorio. Noi stiamo lavorando e vorremmo poi in futuro coinvolgere anche i comuni limitrofi, Rivanazzano, Godiasco, lavorare in collaborazione con proprio con questi, innanzitutto per strutturarci, infrastrutture, campi, per darci un pochino di sostanza, perché evidentemente noi siamo piccini, la collaborazione sicuramente porta più profitto a livello di numeri di ragazzi. Noi non vogliamo espanderci ed essere una grande società, non a caso noi ci chiamiamo come indicazione Valle Safora. A Cappello, Rivanazzano Valle Safora, potrebbero essere in futuro Godiasco Valle Safora, come è oggi invece Salice Valle Safora. Vogliamo mantenere l'identità del territorio ed essere una cartolina, in poche parole. Parlando di sport, i ragazzi vogliamo farli crescere, quando dicevo educazione, formazione, crescere degli individui con una testa pensante, subito dopo improntati al gioco del calcio, imparare l'ABC, crescere quindi come uomini, come calciatori, dare un senso poi a tutto questo formando delle squadre. Sembra una banalità, però sono stadi, con serietà, questo sicuramente è alla base. A Salire abbiamo dato e vogliamo trovare una prima squadra, ce la siamo dati questo anno, ci sarà il Salice Valle Safora, che dovrà essere il serbatoio finale di tutto questo percorso dei ragazzi, i quali poi quello bravo sicuramente prenderà la strada per altri lidi, il gruppo rimane e rimarrà sicuramente qui a giocare nel suo territorio, perché in un periodo di grandi difficoltà economiche sicuramente abbattere i costi è un effetto primario. Non si può più pensare a prima, dove gli sponsor potevano elargire somme in maniera come conosciamo, e quindi siccome bisogna anche quindi pensare ad un risparmio, è evidente che a cercare di avere migliore qualità con minor spesa, questo è sicuro,
È un obiettivo, insomma, molto valido e molto importante anche proprio per la valorizzazione del territorio e anche di questi piccoli ragazzi, bambini che vengono qua e possono avviare questo percorso molto interessante. Siamo con Salvatore Noto, che è vicepresidente del Salice Valle Staffora. Grazie per averci ospitati qua, insomma è un piacere veramente essere qui a questo Open Day, a questa giornata di presentazione. Quali sono gli obiettivi di questo progetto e le caratteristiche principali? Allora, gli obiettivi di questo progetto è far crescere i giovani nel nostro territorio, dare loro una struttura bella come Salice, che ha avuto squadre importanti sulla quale si sono allenate e sono venute qua. Noi abbiamo deciso di dedicarlo ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, e di farli crescere qua da noi. Lei prima mi raccontava che da bambino giocava a calcio nei campi e si arrangiava come poteva, no? E la passione è rimasta nonostante questi, forse quelle difficoltà ci hanno aiutato, anzi ci hanno fatto crescere ancora di più questa passione. Però noi ci allenavamo non su una struttura del genere, noi ci allenavamo proprio nei campi d'erba medica, calpestando l'erba, e poi ci iniziavo a giocare. E invece oggi questi ragazzi, questi bambini, questi giovani talenti possono venire qua e possono in un qualche modo crescere. Con una struttura importante, è un progetto importante, no? È un progetto a lungo termine, non abbiamo iniziato l'altro ieri, siamo partiti con 4 bambini, 5, 6, e adesso siamo in netta crescita. Abbiamo come riferimento società importanti e storiche sul territorio, tipo Bressana, Casteggio, adesso c'è l'Oltre Voghe, si è fusa, ma comunque Voghera ha sempre una sua storia nel settore giovanile, un piccolo ritaglio anche per noi. E poi è anche importante per valorizzare il territorio, perché ricordiamolo proprio già dal nome, Salice Valle Staffora, in questo contesto, in questa cornice meravigliosa. Il nome l'ho scelto proprio io personalmente, Salice Valle Staffora, e il GVR vuol dire che la Valle Staffora parte da Retorbido e va su fino a Varzi, passando da Godiasco, perciò c'è tutta la vallata. Una condivisione a tutti gli effetti. Certo. Siamo con Claudio Scarzanella, che per il Salice Valle Staffora sarà preparatore dei giovani portieri che verranno qua per avviare questo bel percorso per crescere, no? A livello calcistico. In cosa consiste la preparazione per i portieri, per chi non lo sapesse? Beh, la preparazione per i portieri, diciamo, cercheremo di andare a riprendere tutti i fondamentali tecnici, prima di tutto. E inizialmente, nelle prime fasi della stagione, anche ad andare a migliorare quelle capacità condizionali, quindi atletiche, fisiche, necessarie, specifiche per il ruolo del portiere, diciamo. Quali sono le caratteristiche principali che deve avere un ragazzo per essere un valido portiere? Beh, secondo me la cosa principale è avere entusiasmo per il ruolo, cioè voler fare il portiere, non venire a fare il portiere perché magari si riesce meno in altri ruoli, ok. Prima di tutto la motivazione è quella che poi gli può spingere a migliorare. Quindi la voglia di migliorarsi sempre, di imparare sempre, insomma, di mettersi in gioco sempre comunque. Esatto. Poi il resto si impara, sono ragazzi giovani, ora seguirò i ragazzini dai piccoli amici fino agli allievi, che è già una categoria dove sono quasi degli adulti. Però sono tutti in tempo a imparare tutto, secondo me. Cosa ti lascia seguire dei ragazzini così piccolini, insomma? E deve essere comunque un'esperienza molto stimolante, immagino. Allora, andando a ricoprire, quindi ad allenare ragazzi dalle fasce d'età più piccole, quindi piccoli amici che hanno da 8 anni, 7 anni, 10 anni, ai più grandi, diciamo, gli aspetti cambiano. Sostanzialmente con i più piccolini è necessario comunque una componente anche più umana, di approccio al gioco soprattutto, mentre già con gli allievi giovanissimi si inizia un po' a lavorare in maniera più da
come gli adulti praticamente.